Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi andrò ad introdurre il mio nuovo progetto. Infatti, su questo canale andrò a pubblicare diversi video, diciamo una serie, vi andrò a mostrare come realizzerò il mio giardino in stile giapponese. Questo che vedete alle mie spalle è un angolo del nostro vivaio. Con il passare del tempo è cresciuta molta erbaccia, un posto dove accumuliamo le cassette per poi sistemarle al coperto. Andiamo a vedere più da vicino come sarà il posto dove realizzerò il giardino. Questo qui è l'angolo dove andrò a realizzare il giardino. Adesso è un po' sporco, pieno di erbacce, però verrà tutto risistemato. Innanzitutto andrò a spianare la terra. Prima andrò a tagliare l'erba con il decespugliatore e poi toglierò tutto il telo che un tempo non faceva crescere le erbacce. Dopo aver tagliato l'erba e pulito il telo, andrò a livellare tutta la terra in modo che non ci saranno ristagni e magari con delle pendenze che mi aiutano a far defluire l'acqua. Adesso vi faccio vedere, questo qui è diciamo una bozza del giardino e come andiamo a vedere ci sarà anche un laghetto. Questo laghetto, dopo ve lo farò vedere, l'ho messo all'interno. Dove vedete questa ringhiera, verrà eretto un muro e anche dal lato opposto, quello là di fronte. Infatti, come vediamo dal progetto, realizzerò un muro in bambù che recinterà il giardino, sia per non fare entrare animali, ma anche per ricreare un ambiente un po' più protetto esterno da quello che accade fuori. Questa qui più o meno è una bozza, però poi durante il tempo immagino che andrò a cambiare qualcosa, ovviamente anche vedendo più o meno gli spazi e capendo un po' come posso posizionare le diverse pietre e le diverse piante. Però più o meno questo è quello che vorrei andare a realizzare. Come tutti i giardini giapponesi ci sarà un passaggio. Queste due parti qui saranno un passaggio con pietre piatte che andrò a chiudere tutte con il cemento. Poi se magari vi faccio vedere una foto di quello che si usa di solito nei giardini. Queste poi ci saranno all'interno delle pietre, ovviamente sia come camminata che nel giardino vero e proprio. E queste zone qui non sono zone di prato, ma bensì sono zone dove farò crescere del muschio. Qui invece sono delle zone dove farò crescere degli alberi o degli arbusti in generale. Questa macchia qui è colorata di rosso perché in teoria vorrei mettere un bell'acero giapponese con le foglie rosse. Più o meno questo qui sarà il progetto e vedremo un po' durante il tempo come potrà cambiare. Voi seguitemi e iscrivetevi al canale perché così rimanete aggiornati su tutta questa serie che andrò a sviluppare. Adesso ci spostiamo all'interno e vi farò vedere una chicca. Questo qui sarà il laghetto che andremo a realizzare nel giardino. Come vedete è un laghetto preformato. Sinceramente ho trovato più semplice comprare un laghetto preformato, questo l'ho acquistato usato ed era un po' sporco, pieno di incrostazioni di calcare, però sono andato a pulirlo comunque dopo 3-4 giorni di lavoro, credo che sia venuto un bel risultato, sembra abbastanza pulito. Ovviamente questo qui può essere messo sia all'esterno che interrato. Io andrò a scaffare uno scavo e quindi lo interrerò perché diciamo l'effetto mi piace di più, diciamo che si ricrea quasi un ambiente più naturale. Ovviamente all'interno ci andrò a mettere tutte le piante, diciamo palustri e quelle acquatiche come ninfee, iris e diverse piante acquatiche che mi aiuteranno sia a mantenere l'acqua pulita, come sappiamo le piante acquatiche per nutrirsi faranno una fitodepurazione e in più andranno ad ossigenare l'acqua. In questo modo qui non dovrò mettere filtri, anche perché principalmente non credo di metterci dei pesci all'interno, anche se ho visto che ci sono dei pesciolini che si chiamano Medaka, che sono dei pesci giapponesi che in natura crescono nelle risaie e diciamo che sono molto facili da far crescere. Infatti non andrò a mettere un filtro, però questo si vedrà poi in futuro. Ovviamente questo progetto cercherò di realizzarlo con una spesa minima e soprattutto prima dell'arrivo della primavera, anche perché vorrei vedere il giardino già un po' più rigoglioso
E poi soprattutto poi durante la primavera molto probabilmente non avrò tempo per lavorarci, quindi cercherò di fare tutto in questo periodo. Per la realizzazione della staccionata ho recuperato delle travi di legno dalle pedane, quelle là dove si caricano le merci, e smontandole ricaverò queste travi. Che messe una vicino all'altra poi vi farò vedere più con calma anche con il video. Queste qui le utilizzerò per creare la staccionata. In più ovviamente il lavoro che un po' più mi terrorizza per la mole di lavoro è la raccolta del bambù, anche perché comprarlo mi costerebbe tantissimo, quindi ho optato per delle canne di bambù, quelle che crescono in natura da noi. Infatti cercherò di tagliare tutte queste canne di bambù, ho fatto più o meno il calcolo, ne serviranno tipo 200, andranno divise e comunque vi metto una foto dell'effetto che più o meno voglio ricreare. Inoltre magari potete anche commentare per farmi sapere cosa ne pensate anche voi, se questa scelta vi piace e magari cosa ne pensate anche dei giardini giapponesi, perché io ne sono veramente innamorato. Infatti ne sto studiando tutte le caratteristiche e diciamo quello che c'è dietro, che rispetto agli altri giardini porta alle spalle proprio una forma d'arte che dura da diversi secoli. E quindi se ne avrò la possibilità in futuro, per quanto ne sono appassionato, mi farebbe molto piacere fare un lavoro proprio di realizzazione di questi giardini. Queste qua sono le canne di bambù che ho scelto per fare la staccionata. Adesso non vedete la lunghezza, ma principalmente le ho prese soltanto per avere un esempio, per fare una prova diciamo. E queste qua sono le classiche canne di bambù che crescono spontanee vicino ai ruscelli nelle nostre zone. Ho scelto queste, come vi ho detto prima, perché andare a comprare un lotto di così tante canne di bambù di questo spessore sarebbe stata una spesa eccessiva e andrebbe contro al principio di questo giardino, rimanendo con i costi più contenuti. Queste qua sono canne che verranno divise a metà, come ho fatto qui, e verranno applicate tutte quante attraverso dalle travi di legno che verranno recuperate dalle pedane. L'effetto che andremo a realizzare sarà più o meno questo, un muro di bambù che farà molta atmosfera all'interno del giardino e comunque richiama sempre l'ambiente giapponese. Siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere qui sotto nei commenti, come vi ho detto prima, cosa ne pensate di questo progetto e fatemi sapere soprattutto se siete curiosi e mi raccomando iscrivetevi al canale anche per cercare di arrivare a più persone, perché lo scopo di questi video che io faccio, oltre al mostrarvi come coltivare determinate varietà di piante, però sul giardino ci tengo molto perché è proprio un'arte che a me appassiona tanto e vorrei cercare di arrivare a più persone possibili. Quindi ricordatevi soprattutto di condividere questi video con i vostri amici appassionati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!